parlato con il signor Maldonado. È molto soddisfatto del tuo operato. Un lavoro ben fatto. Non dovevi fare un casino del genere a Levy Arts. Un posto che mi è molto caro. Vedi, volevo darti un piccolo bonus. Invece quei fondi andranno agli uomini di Hansen. Sei padrone delle tue emozioni, V. Ricordatelo. Ehi! Compiere una buona azione e fare soldi facili? Sempre meglio di quello che fai di solito, beccarti del piombo nello stomaco. Le Messi Cremisi sono un gruppo terroristico che vuole piazzare una bomba nel quartier generale della biotecnica a Berlino. Lo so perché la mia cliente Nell Springer è una di loro. Ha bisogno del tuo aiuto per sventare l'attacco. Ti interessa? Leggi l'allegato per i dettagli. Impazzendo, ho lì spazio. Nell Springer. Chi vuole saperlo? Mi chiamo V. Mi manda il fixer. Ti hanno seguito? So come fare il mio lavoro. Grazie. Ma non sai nulla delle Messi Cremisi? Sono ovunque e da nessuna parte. Hans ti ha già detto tutto? Lo diceva che sei una terrorista dal cuore d'oro. Per l'amor di... Non siamo terroristi. Hai una vaga idea della causa che le Messi Cremisi portano avanti? Niente carestie, niente gente che muore di fame. Di solito piazzate bombe. Qualche strage, magari. Abbiamo buone intenzioni, ma la nostra organizzazione è accecata dall'odio per i corporativi. E ora è tutto. Passo a chiudere. Non pensavo che avremmo ucciso. Le cose che mi hanno costretta a fare. Ero ingenua. Forse pensava che avrebbe raccolto firme e disegnato striscioni di protesta. Direi che ingenua è un eufemismo. Risparmiati i giudizi. Non sei qui per scrivere la mia biografia. Tieni. Veniamo subito al punto, è meglio. Cosa c'è sullo Shard? Una cosa alla volta, ok? Le Messi Cremisi hanno comprato da Hansen una net bomba. È diretta in Europa. Destinazione QG della biotecnica a Berlino. Tu dovrai sventare l'attentato. Che cosa devo fare? Prima il lato ovest dello stadio ospitava un centro di fisioterapia. Ora Hansen lo usa come fabbrica d'armi. Il codice d'accesso è 1701, memorizzalo. C'è tutto, dalle catene di montaggio ai depositi. Tu devi raggiungere un laboratorio sperimentale nella vecchia piscina. È lì che tengono la bomba. Trovala e carica il programma sullo Shard.
Tra qualche giorno, quando la bomba verrà fatta detonare a Berlino, il virus sarà neutralizzato. Quando hai finito, restituiscimi lo shard. Vuoi tenertelo come ricordo? La prudenza non è mai troppa. Se finisce nelle mani delle Messi Cremisi, sono fritta. Non è da tutti prendersi rischi del genere senza avere nemmeno un grazie in cambio. Rispetto. Magari lo sto facendo per me. Non posso cambiare il passato, ma posso fare qualcosa per il presente e il futuro. Ho passato troppo tempo con le mani in mano a tormentarmi per ciò che ho fatto. Basta. Beh, mi metto al lavoro. Conto su di te, Vi. Facciamo il credit. Con ciò mi posso dare vento. Catane! Macelli! Sono andato in città a prendere la merce. Non sono mai tornati. Rilassati. Li avranno trattenuti per un po' al confine. Tutto qui. Non avevano niente di competente, no? Hai ragione. Fanno solo lavoretti. Ce ne sono solo tre in tutta la città. Devi essere scelto. Oh, ora che se ne... Oh! Ce ne sono solo tre in tutta la città. Devi essere scemo se vuoi provare a rubarla. Ammazzatelo! Qualcosa di bello e grosso per te. Oh! Sul piatto, Strossi! Sul piatto! Ecco a te!
un'intera specie. Continuate così! Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Peggio di un corporativo, c'è solo un terrorista con una coscienza. Quantomeno i terroristi non hanno paura di sporcarsi le mani. Questa!
Facciami credere. A quanto produci le proteine? La bomba. Missione compiuta. Disinnescate. Siamo al sicuro. Su, dammi lo shard. Dobbiamo squagliarcela. Ma che... Merda, hanno hackerato l'auto! Che succede? Mi hai venduto! Io non c'entro niente. Nell Springer! Sei in arresto per aver organizzato l'attentato al laboratorio della biotecnica a Parigi dell'anno scorso! No, non è possibile! La tua bomba ha ucciso 32 persone innocenti! È vero. Sei stata tu a piazzare quella bomba. Te lo giuro, V. Non sapevo che sarebbero morti dei civili! Fuori dall'auto e mani bene in Scendi. Vista! Vi, ti prego, non lasciarmi qui! Ascoltate, agenti! Avete sbagliato persona! Ehi, calma. Non so niente di nessun attacco. Io non me la faccio con i terroristi. Non è stata colpa mia, V. Devi credermi. Per la cronaca, io non c'entro niente con l'attentato di Parigi o con i terroristi. E vi dirò di più, ho appena salvato i vostri amici di Berlino. Qui troverete la prova. Le Messi Cremisi volevano far saltare una bomba nella sede della biotecnica. Io l'ho disattivata. Verificate pure i dati della bomba e i parametri della sottorete. È tutto lì. Mi uccideranno, qualcosa? V! Sta dicendo la verità. D'accordo, puoi andare. Portiamo via Springer. Vi prego, no! Andiamo, forza! No, aspettate! Gli ho dato io lo shard! Era un mio piano! Fermi! Il carico deve restare...
futuro preferirei che i miei clienti non sparissero senza lasciare traccia. Chiudo il contratto e trasferisco i tuoi soldi. Allora, cos'è che hai per me? V, tu sei Dorothy. Ti ritrovi in una terra straniera, affronti e superi mille ostacoli per vedere la città di smeraldo di Hansen. Una metafora oscura a dir tanto. Qual è il punto? Il punto è il lieto fine. Hai lavorato con solerzia e meriti una giusta ricompensa. Le tue scarpette d'argento. Cristo, Hans, se hai qualcosa per me, dammela e basta. Oh, uno prova a introdurre un pizzico di cultura in questo barbaro mondo ed ecco il ringraziamento. Mi dai qualcosa o no? Sì, beh, le tue scarpette d'argento ti aspettano fuori. Fai buon viaggio, V, è stato interessante, per non dire singolare. I nostri affari insieme finiscono qui. Chi può dirlo? Per il momento sì. Ti prego, non piangere. E un'ultima cosa. Fa attenzione alle streghe, quella cattiva e quella buona. Alla prossima, V. Certo. A presto, Hans. Ho sentito che la Netwatch sta ficcando il naso qui ultimamente. Ti garantisco che non so di cosa tu stia parlando. Purtroppo, questa cosa di cui non so niente è un vero problema per i Voodoo Boys, tanto che il consumo energetico del distretto si è dimezzato. I grattacapi dei Voodoo ti tengono sveglio la notte, Mr. Hans l'altruista. No, sono le deviazioni dallo status quo. La mia preoccupazione cresce quando vengono piantati i semi del caos. Gli affari ne risentono. Un'uccisione pulita! Farò questi! Dove sei?
Vaffanculo, stronzo. Sei già al luogo d'incontro? Puoi scommetterci. Non vedo l'ora di essere in clinica. La via è per strada. Arriverà fra poco. Buona fortuna, Vi. Grazie, Rita. Grazie di tutto. Allora è così che finisce. Dobbiamo discuterne. James Wise, Fia, tu devi essere Vi, giusto? Se posso, è un onore conoscere l'uomo che ha salvato la presidente degli NUSC. Giusto, grazie. Dov'è Rita? Non è venuto con voi? No, un contrattempo con un incarico. Non temere, sei in ottime mani. Salta su, il dottor Lozano valuterà le tue condizioni. Un po' d'ansia, lo ammetto. Lozano, molto lieto. Sono nell'equipe che condurrà l'operazione. Cominciamo con una rapida scansione del sistema nervoso. Può collegarsi qui? Allora, dottore, come va? La prognosi è buona. Il deterioramento della rete neurale mi sembra reversibile. Vorrei dire addio alla città. Possiamo aprire il portello? Non temere, tornerai qui in un batter d'occhio. Possiamo aprirlo comunque. Non si sa mai. Mi hai stretto la mano, Wise. Assecondami. Cara vecchia Night City, il miglior tritacarne umano del tardo capitalismo. Sei già sopravvissuto una volta, ma ricordatelo, se mai ci ritornerai. Pensi davvero che vorrò ricordare le tue stronzate? Che tesoro che sei. Quello che vuoi non ha importanza. La tua coscienza verrà a bussarti alla porta. E dimmi un po', per cosa dovrei sentirmi in colpa? B, sei un codardo.
Congratulazioni, Vi. Sentiti fiero di chi sei diventato. Fosse stato per te, non ci avresti pensato due volte a farmi fuori. Come cazzo puoi dirlo? Non hai mai nemmeno provato a capirmi, a comprendere che persona fossi. Ti capisco quanto basta. Sei un narcisista di merda. Senti chi parla. Avanti, dai la colpa a me. Tieni la tua bella coscienza pulita e luccicante. Hai vissuto una vita da egoista capriccioso, parandoti il culo senza mai pensare agli altri. Non farmi la paternale, Silverhand. Vorresti che mi comportassi come se tutto questo fosse una cosuccia da niente? Come se stessimo per farci una bella dormita. Peccato che uno di noi non si risveglierà. Sparire così è quello che ti meriti. Per quale cazzo di motivo? Illuminami. Per cominciare, sei un sociopatico narcisista. Riesci a convivere con te stesso solo se credi di non fare mai niente di sbagliato. Perciò incolpi gli altri dei tuoi errori. Ma sai qual è la cosa peggiore? No, ma di sicuro lo sai tu. Potevi davvero essere il re dei ribelli che tanto ti vanti di essere. L'eroe che incula il sistema. Ma ti sei distrutto con le tue mani. Non ti ho ucciso io. Nella Rasaka. È stata la tua arroganza del cazzo, Johnny. Sei sempre stato il tuo peggior nemico. Tu e la tua supponenza. I valori sono alle stelle. Emozioni forti. Procediamo. Lo stress potrebbe giocare brutti scherzi. Vogliamo il tuo cervello libero. Hai finito? Ebbene sì. Ho detto la mia. Ho fatto degli sbagli, come tutti. Lo ammetto. Ma se credi che io volessi essere un eroe, allora di me non hai proprio capito un cazzo. Vi, volevo parlarti. Vi, ci sei? Mi hai spaventato, lo sai? Hai avuto un incubo. Ti ho sentito gridare. Non so cosa farei senza di te. Ma presto. E non voglio rovinare tutto. Non stavi sognando, lì. Quelli erano ricordi. Vediamo dall'altra parte! Sta aprendo gli occhi. Credo riesca a vedermi. Vi, mi senti? Credo di sentire. No. E posso parlare? Bene, era ora. Mi hanno detto che avevi un nuovo lavoro, nuove responsabilità. Eri troppo impegnato per me. Chi l'ha detto? Quando? Wise, nella V, tu non c'eri. Ah, giusto, giusto. Beh, non sono più così impegnato e poi volevo vederti. I medici hanno detto che avevi bisogno di un viso familiare, soprattutto ora, quindi, ecco,
Che bel benvenuto. Mancano solo i fiori e un bigliettino. Se sono qui, vuol dire che è andato tutto bene, giusto? Non è così semplice. I medici ti hanno salvato. Sta per arrivare un grosso ma. Infatti, l'operazione al sistema nervoso è stata invasiva per rimuovere l'engramma senza rischi. Tutto qui. Niente che un buon bisturi non possa sistemare. Non questa volta. I tuoi neuroni non possono più reggere cromo e impianti. Puoi sostenere il link personale dei coprocessori, ma un impianto di combattimento potrebbe ucciderti. Mi dispiace, V, la vita che hai lasciato non esiste più. C'è un'altra cosa. Sei stato in coma per 2 anni, è il 2079. Cazzo. La mia vita è andata a puttane. È dura, lo so. Ci vorrà del tempo per abituarti. Ma andrà meglio, fidati di me. 2 anni e un cervello fritto. Non avete saputo fare di meglio. Vorrei davvero aiutarti, ma non posso. Mi serve aria. Ho le gambe di burro. Non mi reggo in piedi. Ti muovi da 2 anni, V. Devo andarmene da qui. Quando posso tornare a Night City? Anche oggi, se è questo che vuoi. Ma devi domandarti se... Perfetto. Dov'è la mia roba? Vi, ascoltami, il tuo corpo non tornerà più quello di prima. E Night City non è un posto adatto a te. Non più. Cerca di capire. Vorrei risparmiarti almeno questa delusione. Ottimo. E ora che si fa? Siamo davvero grati per ciò che hai fatto. Possiamo trovarti un lavoro qui a Langley. Lavorerei come assistente. Farei commissioni per te. So che vuoi aiutarmi, ma sai altrettanto bene che non fa per me. Mi sentirei meglio a non lasciarti per strada. Questa vita non fa per me. Potrebbe. La tua vita precedente è andata. Non saprei. Un giorno, forse. Ci devo pensare. Per adesso torno a casa, Night City. Non ho sconfitto la morte per marcire qui. Scegli tu. Quando avrai deciso dove andare, chiama l'infermiera. E se cambi idea, sai come trovarmi. Reed. Questa storia. Abbiamo fatto la cosa giusta. Potevamo fare di meglio. Non lo so, V, e non proverò a risponderti. Mi tormenta. Ci credo, cazzo. Ehi, Judy. Vi, che fine hai fatto, Chum?
Ero in una clinica NUSA per un intervento. Storia lunga. Deve essere stato un intervento lungo, pieno di sangue e budella. Per la gran parte ero in coma. Non programmato, ovviamente. Wow, V. Ormai avevo perso le speranze. C'è anche una brutta notizia. Io non mi riprenderò mai del tutto. Sono vivo, sì. Ma non so che cosa ne sarà di me ora. Merda. Dici sul serio? Mi dispiace tanto, V. Ti auguro di trovare una soluzione e di sistemarti. Pensavo di fare un salto da te. Ordiniamo una pizza, parliamo. Ecco, sono cambiate un sacco di cose. Fantastico, nuovi pettegolezzi da Night City. Non aspettavo altro. V, sono a Pittsburgh e mi sono sposata. Quando vorrai visitare l'altra costa, passa pure per una birra, ma adesso non posso aiutarti. Davvero? Congratulazioni, Judy. Grazie. Mi sarebbe piaciuto averti al matrimonio. Sono felice che tu abbia trovato quello che cercavi. Quando sei sparita, dovevo andarmene da Night City. E beh, è così che ho conosciuto Bianca. E alla fine, sì, sono felice, Vi.